Oggi qui ad Agrigento per parlare e dialogare con i ragazzi dell'Istituto Leonardo nella settimana della cultura scientifica. Ecco, si parlerà ovviamente di informatica per relazionarsi anche con ciò che è l'evoluzione dei nostri tempi. Sì, assolutamente, l'informatica è un ramo in cui bisogna sempre andare a capire che cosa è necessario perché le aziende hanno bisogno di soddisfare esigenze che cambiano nel tempo. Compito nostro come docenti universitari è capire quali sono le tecnologie emergenti e quelle che dobbiamo trasferire, fare conoscere ai nostri studenti. Non per niente oggi parleremo di intelligenza artificiale e quello che sta succedendo nelle nuove figure professionali che prevedono questo tipo di tecnologia. Ecco, c'è una forte richiesta in questo senso, Sì, c'è una forte richiesta, ma soprattutto quello che vorrei oggi fare capire agli studenti è che il mondo del lavoro sta cambiando e loro dovrebbero capire quali sono le nuove figure professionali e come in qualche modo non possono, devono fare delle scelte per non rimanere indietro o non rimanere fuori dal mondo del lavoro. L'iniziativa si inquadra nella settimana delle iniziative STEM che il Ministero ha introdotto. Sì, assolutamente, perché effettivamente la promozione delle discipline STEM è di interesse in diversi ambiti, sia nelle aziende pubbliche sia nelle aziende private. Quindi un coinvolgimento degli studenti è importante, soprattutto una consapevolezza, specialmente delle figure femminili, che nonostante siano ovviamente adeguate a ricoprire certi Certo. ruoli professionali, ancora hanno delle reticenze, dei pregiudizi per cui entrano nel mondo tecnologico con grande difficoltà. Noi vorremmo anche promuovere questa libertà di affrontare percorsi professionali indipendentemente dal genere. Il sud è preparato in questo rispetto al nord, o siamo ancora indietro? Diciamo che l'Italia forse non è preparata, proverò a fare un'analisi anche a livello europeo, perché tra l'altro noi riceviamo direttive anche dall'Unione Europea, anche in termini di quali sono le esigenze professionali. In particolare il mondo informatico non è confinato a uno Stato, è un tipo di disciplina che ha applicazione nel mondo, per cui l'importante non è tanto fare un confronto nord e sud, ma Italia con Europa e Europa con l'America.